Bene, tornati con lo spazio. Quindi oggi siamo in compagnia di Vito Potenza, candidato della lista Vito Potenza. Partiamo subito con la prima domanda, forse anche scontata. Qual è la differenza con gli altri due candidati a sindaco che hanno come primo punto il territorio libero di Trieste? Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto noi stiamo portando avanti un discorso, a nostro modo di vedere, un po' più articolato sulla questione dell'indipendentismo a Trieste. Cioè noi ci rifacciamo integralmente al Trattato di Pace, alla legge 3054 del 1952, la quale appunto recepisce all'interno dell'ordinamento italiano appunto questo documento, questo Trattato di Pace che è stato sottoscritto da 21 nazioni il 10 febbraio 1947. E appunto all'interno di questo documento ci sono tutta una serie di dettami i quali portano, come posso dire, a questa città una serie di specialità le quali potrebbero cambiare veramente il futuro non solo di Trieste ma di tante aree limitrofe alla nostra città. La differenza è che all'interno del Trattato di Pace si sostiene che Trieste è un territorio multietnico, multiculturale, nelle quali varie comunità debbano convivere in pace, debbano convivere rifacendosi a determinate leggi, determinate questioni anche economiche, principalmente economiche. E queste cose qui sono dei modelli che sono già stati sperimentati in altre zone del mondo, nelle quali appunto questo modello, questo sistema crea come dire, un modello economico forte, importante, che genera ricchezza, genera benessere e genera un modo consapevole di coesistenza tra le varie comunità. Dunque noi appunto ci rifacciamo a questo trattato di pace, il quale sostiene che, ad esempio, l'allegato sesto, l'articolo 7, dice che le lingue ufficiali del territorio libero sono l'italiano e lo sloveno. Conseguentemente, rifacendoci appunto a questo dettame qua, noi non vediamo certe diatribe che si stanno originando tra i nativi triestini e quelli che ad esempio si sono affacciati alla nostra città venendo a lavorare, venendo a studiare, che poi se ne sono innamorati e sono rimasti in questa città. Conseguentemente non vediamo appunto questa diatriba, questo modo di esistere, la classica frase che abbiamo notato più di qualche volta che gira nei social, no? Tutti oltre Duino, oltre il confine del Timavo, cose di questo tipo. Semplicemente sì, in questa fase qua bisogna creare un modello di convivenza ispirandosi a leggi superiori, quali il Trattato di Pace, nel quale appunto vengono contemplate tutta una serie di caratteristiche peculiari per la nostra città. Dunque noi ci definiamo così un po' i moderati in questo senso, rifacendosi appunto all'area indipendentista un po' più estrema, mi può passare il termine, insomma. Viceversa, riguardo all'altro movimento che si è creato recentemente, che è in buona sostanza un gruppo di dissidenti che si sono generati dal territorio libero, che ha creato questa lista civica Liberazione Triestina, che doveva fare delle primarie, in quale io momentaneamente ero un candidato sindaco, poi sono stato accantonato, non riesco a capire per quali motivazioni. C'è stato questo gruppo che in buona sostanza si è creato questa entità, dalle quali appunto della questione del territorio libero se ne parla poco, ma promuovono unicamente la zona franca integrale, ossia questo allegato ottavo, nel quale loro sostengono in buona sostanza che si potrà praticamente rilanciare la città con questa zona franca integrale con tutta una serie di fiscalità di vantaggio. Noi siamo perfettamente d'accordo su questo, ma pensiamo che il contenitore deve essere più ampio, anche perché se si guarda l'allegato ottavo, ad esempio l'articolo 9 dell'allegato ottavo cita a chiare lettere la governance del territorio libero di Trieste, rifacendoci al porto, dicendo che le tasse portuali che le autorità del territorio libero di Trieste potranno chiedere le tasse portuali sul porto libero di Trieste. Conseguentemente, in questa fase vediamo che la gestione di queste zone franche deve essere rimandata alla governance del territorio libero di Trieste. Altrimenti si trova una situazione monca alla quale non si capisce chi, a che titolo, possa governare
questo, diciamo, questo allegato e questa legge internazionale. Come vede la possibile applicazione del Trattato di Parigi del 1947? Ma la possibile applicazione non serve vederla, basta applicarla, ribadisco allora. La legge fondamentale della quale noi ci ispiriamo, e l'ho risostenuto varie volte nei talk show televisivi, è la legge del 25 novembre 1952, questa 3054, la quale ratifica il decreto legislativo del 28 novembre 1947, passatemi i numeri ma sono fondamentali. Questa legge cosa dice? Questa legge dice in buona sostanza 5 semplici righe: è fatto obbligo a chi spetta di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Questa è una legge italiana che appunto ratifica questo decreto legislativo, il quale accoglie all'interno dell'ordinamento italiano il trattato di pace. Dunque, il trattato di pace è legge dello Stato italiano. Dunque, l'articolo 21, comma 1, nel quale si sostiene è costituito in forza del presente trattato il territorio libero di Trieste, in buona sostanza è espressione dello Stato italiano. In caso contrario, diciamo così, Camera e Senato dovrebbero abrogare questa legge, allo stato di fatto questo non è successo, non può succedere, conseguentemente il trattato di pace se lo mette in moto semplicemente applicando fino in fondo, con coerenza, le leggi dello Stato italiano. Cosa pensa di questa sdemanizzazione del Porto Vecchio? La sdemanizzazione è semplicemente un atto che va contro un trattato internazionale, il trattato di pace. Il Porto Libero di Trieste è un territorio extraterritoriale, extradoganale, non fa parte del territorio italiano, conseguentemente gli organismi dello Stato italiano non possono legiferare né nel bene né nel male su un porto internazionale. Come vede le azioni che in passato ed oggi sta attuando la magistratura nei confronti di chi rivendica il territorio libero di Trieste? Ma guardi, questo è un sistema, a mio modo di vedere, repressivo, nel quale una macchina che viene messa in moto ogni qualvolta la voce della verità in qualche modo cerca di emergere, rulla tutto e tutti. Io sono anche stato, diciamo così, un po' travolto da questo sistema, proprio perché appunto varie volte portavo avanti le questioni del territorio libero di Trieste a livello fiscale, poi a livello movimentista, nel quale ho trascinato migliaia di persone assieme alla mia organizzazione che all'epoca dirigevo. Dunque è una cosa secondo me molto grave, ma comunque se questa cosa dovesse arrivare al terzo grado, io per primo riuscirò a portare alle corti internazionali, soprattutto alla Corte Internazionale di Strasburgo, il fatto che il diritto alla manifestazione, il diritto alla libertà delle proprie idee vengono represse con delle azioni da parte della magistratura, la quale vuole mettere a tacere appunto delle persone che richiedono semplicemente, come dicevo prima, l'applicazione di leggi vigenti. Come vede la posizione di Equitalia secondo questo trattato? Equitalia semplicemente è una società per azioni messa in moto dal governo italiano, con delle partecipazioni anche da parte dei ministeri, mi sembra il Ministero della Previdenza che abbia una quota del 49%, la quale sta distruggendo il tessuto economico italiano. A Trieste, appunto, nel territorio libero, non può operare ai sensi dell'allegato decimo articolo 5, il quale sostiene che i cittadini del territorio libero di Trieste non sono tenuti a partecipare al debito pubblico italiano. Conseguentemente bisognerebbe ripensare a livello locale una metodologia di riscossione, ma sicuramente non quella italiana, appunto emessa dal governo italiano, la quale appunto impone tassi usurai e una cartella banalissima di qualche centinaio di euro in giro di qualche anno si trasforma in diverse migliaia. Dunque non può esercitare all'interno di questo territorio. Noi ci siamo opposti già varie volte a queste condizioni qua, abbiamo visto che risposte non arrivano da parte della commissione tributaria e comunque, oltre a non arrivare risposte, senza dare risposte, senza praticamente tenere conto le autotutele che abbiamo presentato,
e loro continuano nella loro azione. Ovviamente anche qui servirà sicuramente mettere in moto determinati meccanismi a livello internazionale, e anzi colgo l'occasione per annunciare in questa sede che noi, anche in funzione della tornata elettiva, abbiamo scritto ai nostri contatti a Ginevra e ai nostri contatti internazionali, nella quale richiediamo appunto per questa tornata elettorale l'intervento di osservatori internazionali, i quali possano in qualche modo far sì che si svolga questa tornata in modo trasparente ed equo, senza pressioni di sorta. Come dire, volevo anche ribadire un concetto che siamo stati varie volte accusati, che come mai non riconoscendo la sovranità, ma non è una questione che noi non riconosciamo la sovranità, noi riconosciamo il trattato di pace, è il trattato di pace che fa cessare la sovranità da parte dello Stato italiano sul territorio di Trieste. Dunque, conseguentemente, essendo questa questione così delicata, noi stiamo utilizzando le strutture che il governo italiano ci consente. Il governo italiano ci fornisce per poter esercitare la democrazia. Conseguentemente, sapendo che stiamo usando delle strutture fornite dal governo italiano, e conseguentemente vogliamo che ci sia la massima trasparenza, chiediamo l'intervento di personale, diciamo così, di osservatori neutri. Un sindaco o un consigliere deve occuparsi anche di altro. Qual è la sua visione sul mondo del turismo e della cultura? Ma Trieste sicuramente è una città, è sempre stata, è una città, diciamo, una città di cultura sicuramente, insomma. I personaggi che sono passati per questa città, che sono rimasti in questa città, che hanno fatto crescere questa città, sono persone, sono personaggi che sicuramente hanno segnato, diciamo, le caratteristiche, ecco, in buona sostanza, questa città. Dunque, dovrà continuare ad essere una città di cultura. Semplicemente il problema è che una città di cultura deve essere anche una città ricca. In questo momento Trieste è una città di cultura, ma si sta impoverendo semplicemente perché non c'è più tessuto produttivo, non c'è più tessuto economico. Conseguentemente, a livello turistico sta bene, ma non può questa città, avendo delle leggi di vantaggio dal punto di vista fiscale, essendo riconosciuta dal sistema economico mondiale come una meta di privilegio, non è possibile pensare di soffermarsi unicamente su cultura e turismo. Sono delle componenti importanti, ma la componente fondamentale è la questione commerciale e la questione produttiva. Come pensa che si deve affrontare il problema dell'immigrazione? La questione dell'immigrazione, l'ho detto varie volte, secondo me ci deve essere un controllo più capillare. Secondo me, visto che lo Stato italiano non è in grado di gestire i flussi e soprattutto è stato ripreso varie volte da parte della comunità europea e non solo, sul fatto di riuscire a censire in qualche modo gli arrivi, io credo che Trieste, visto che è un territorio particolare, visto che è un territorio che ha questa particolarità, debba creare dei consultori ad hoc e debba censire in via autonoma gli arrivi. E visto che una volta che questi arrivi rimarranno qui, che rimarrà stanziale in questo territorio, sicuramente dovrà essere gestito in modo sicuramente diverso, in un modo più equo e meno discriminante nei confronti dei cittadini di Trieste. Senta, tornando al TLT, come vede il fatto che in diverse aree del paese sono state create questa sorta di aree con agevolazioni fiscali e Trieste, che dovrebbe averne diritto da una vita, invece gli vengono negate? Semplicemente perché Trieste ha un riconoscimento da parte della comunità internazionale. Dunque, l'Italia ha creato delle zone franche in Sardegna, in Puglia, cose di questo tipo, però sono delle zone estremamente limitate. Trieste viene riconosciuta dal mondo. Cioè, ricordavo l'altra volta che l'attuale WTO, che sarebbe World Trade Organization, ha recepito queste direttive del GATT, che era l'accordo generale sul commercio e sui traffici, quale riconosce che Trieste la meta di privilegio per tutti i stati limitrofi, i quali volessero diciamo, creare dei rapporti commerciali con il nostro territorio. Conseguentemente questo GATT è perfettamente in vigore, si è trasformato nel WTO,
all'articolo 24 recita quello che ho detto poc'anzi, ossia tutte le gli stati, tutti i territori limitrofi al territorio libero di Trieste che volessero commerciare con questo territorio avranno diritto a una fiscalità di vantaggio. E dunque, conseguentemente a questo, il mondo che vuole commerciare con Trieste può utilizzare il nostro porto internazionale e può arrivare qui con tutta una serie di benefici che sono contemplati nell'allegato ottavo. La particolarità qual è? La particolarità in questo allegato ottavo, che è quello molto, diciamo così, che sta essendo in auge in questo periodo, in questa città, è questo articolo 21 dell'allegato ottavo, il quale richiede la Commissione Internazionale per la Gestione del Porto, non l'autorità portuale italiana, che in questo momento ha un monopolio, in buona sostanza, serve creare questa Commissione Internazionale, alla quale all'interno di questa Commissione Internazionale il Trattato di Pace dice a chiare lettere che ci deve essere un seggio permanente per un rappresentante del territorio libero di Trieste. Sul fronte dell'occupazione la situazione è grave, il Comune non può fare molto perché le politiche di questo tipo sono nazionali ed europee, ma qualcosa comunque può fare. Lei cosa farebbe in merito? Ma io come sindaco sicuramente una cosa che convocherò inizialmente è coinvolgere un po' gli stati come primo cittadino dicendo guardate noi abbiamo un porto internazionale il quale può commerciare con qualsiasi stato ne voglia farlo in questo momento. La situazione geopolitica in questo momento sta cambiando, la globalizzazione che abbiamo visto negli ultimi 15-20 anni è diventata estremamente incisiva, dunque richiede situazioni come le nostre in varie aree del mondo. Noi abbiamo questa macchina, ad alto potenziale, ad alta cilindrata, dobbiamo infilarci le chiavi e metterla in moto. Dunque il sindaco può sollecitare, il sindaco può chiedere degli accordi bilaterali, il sindaco può chiedere degli accordi commerciali e questo è il mio aspetto che un sindaco debba fare questo per rilanciare la città. Ho detto varie volte, in questo momento cosa sta succedendo? Assisto a, dai dibattiti televisivi nei quali i nostri cittadini chiedono di risolvere dei problemi, di quartiere. Ma il problema rimane sempre lì, la mancanza di copertura. Le risorse finanziarie non ci sono. Se noi sappiamo pensare in grande, scommettere in grande, troveremo anche le risorse per poter curare gli aspetti secondari. In questo momento la città si sta spopolando, la città sta morendo, non genera ricchezza, non crea posti di lavoro. Dobbiamo pensare in termini macroeconomici. Una volta che faremo questo, potremo innescare quel volano economico che genererà ricchezza e conseguentemente a cascata riversare il prodotto interno lordo che genererà questo traffico commerciale internazionale, lo genereremo a cascata sul tessuto, sul territorio e andremo a coprire tutte le problematiche minori che purtroppo stanno creando tanta ansia e tanta preoccupazione nei cittadini. Come vede i rapporti con la regione di questi ultimi anni? Ma il rapporto della regione la vedo quanto mai è controverso, la questione della ferriera, la questione delle cooperative operai nella quale la regione doveva controllare, non ha controllato nulla e ha generato praticamente una perdita finanziaria per 17.000 persone e ha fatto sparire un'altra azienda storica da Trieste, che la regione è secondo me un'istituzione tra le principali, oltre ad essere stata sostenuta in modo molto, è stata creata in modo molto dubbio con questa legge costituzionale, la numero 1 del 1963, che andando ad analizzarla troviamo tutta una serie di luce ed ombre. E, oltre a questo problema qua appunto non sta facendo il suo lavoro, la giunta Serracchiani al di là della riforma sanitaria, al di là delle questioni della Coop, al di là della questione della ferriera, a mio modo di vedere non sta facendo un buon lavoro. Io credo che noi dobbiamo riprendere in modo le redini della nostra città e bypassare tutti questi organismi italiani che tanto male hanno fatto a questa città. Grazie quindi a Vito Potenza, candidato sindaco della lista Vito Potenza. Grazie a voi.